Buongiorno, sono Carlo Miccio ed entro in questo domino letterario di Toscana di Libri, chiamato in causa da Marco Balestracci, scrittore di Sport e di Vita, attualmente in libreria con un bellissimo libro sulla dissoluzione dell'ex Jugoslavia, Lo sport è il confine del mondo, edito da Mattioli e scritto insieme a Sergio Tafkar, mitico telecronista di Telecapodistria. Marco ha speso delle bellissime parole per il mio romanzo La trappola del fuorigioco, dove la narrazione è affidata allo sguardo di un bambino di 10 anni, per gran parte della storia. Per questo motivo ho deciso di scegliere un libro che si rivolge appositamente a lettori di quella fascia di età, scritto da Stefano Tofani, Sette abbracci e tieni il resto, edito da Rizzoli. Un libro per ragazzi, per l'infanzia. Il protagonista ha 12 anni, si chiama Ernesto ed è un bambino che ha un problema con cui molti adulti si possono identificare, cioè è innamorato, non corrisposto, di una bambina che sembra non vederlo neanche. Questa bambina si chiama Martina e a un certo punto della storia succede un qualcosa nella sua vita che chiamerà in causa Ernesto proprio per risolvere il problema. La vicenda si tinge un po' di giallo e non a caso la fascia di copertina del libro è firmata da Marco Malvaldi, cioè qualcuno che di gialli sicuramente ne capisce moltissimo. Penso che sia una cosa importante che continuino a uscire libri dedicati all'infanzia, all'adolescenza, a quel tipo di lettori fatto da cervelli in formazione che saranno i padroni del mondo di domani. È importantissimo che qualcuno provi ad avvicinarli alla lettura con delle letture così, con delle storie così fresche e stimolanti come questa, pensata anche graficamente, con una stampa che potesse riprodurre quel linguaggio a metà tra la parola e l'ideogramma che utilizzano tantissimo gli adolescenti di oggi, con gli emoticon e con tutte quelle sfaccettature, nel senso proprio di faccette per esprimere sentimenti. È un bel libro per come è scritto, per la semplicità, la linearità, ma la ricchezza di dettagli con cui è narrata tutta la storia. E anche per questo accorgimento del linguaggio, per cui appunto la stampa ha una resa molto grafica, è pieno di cuoricini, a ricordarci che comunque per bambini e per adulti la questione dell'amore rimarrà per tutta la vita come una delle questioni più complesse con cui ci dovremmo continuare a confrontare. Stefano Tofani, Sette abbracci e tieni il resto, Rizzoli.